Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi voglio farvi questo video dedicato alle borse per cui ho speso un patrimonio davvero, ma che dopo neanche tantissimo tempo sono andate completamente fuori moda, perché adesso questi modelli sono completamente out, non li indossa più nessuno, non si vedono più da nessuna parte. Questo non significa che io mi sia pentita di aver fatto questi acquisti molto costosi, non significa nemmeno che non utilizzo e non utilizzerò più queste borse, però sono sicuramente modelli che pensavo sarebbero stati degli evergreen, ma poi alla fine non è stato affatto così. Purtroppo. Come sapete, una passione a dir poco sfegatata per le borse e spesso mi sono fatta un po' fregare, diciamo, dalla borsa del momento, appunto costosissima, che si vedeva ovunque, ma che poi ha perso tutto l'hype appunto dopo pochissimo. Iniziamo da lei, la mia Celine Nano in questo bellissimo color sabbia, potremmo definirla. Come potete vedere è abbastanza nuova, perché in realtà l'ho acquistata quando, molto furbamente, quando l'hype di questa tipologia di borsa già stava insomma andando un po' a svanire e quindi poi non l'ho indossata tantissimo, devo dire. Continuo ad indossarla perché è una borsa parecchio comoda, sembra piccolina ma ci sta veramente un sacco di roba, cioè tutto il necessario anche per stare fuori tutta la giornata. E veramente, nonostante si chiami Nano e sia non il modello più piccolo ma quello subito dopo, comunque appunto di spazio ce n'è un bel po' in realtà, lasciando stare l'avviso di UPS che c'era all'interno della borsa. Comunque sì, questa invece è la semplicemente un po' di carta, questa è di Versace, non so che cosa c'entri, ma è per mantenere la forma in modo che appunto non vada a perdere la forma originale. Ha anche la tracolla, altra cosa comodissima di questa borsa che io adoro, perché la metto a tracolla, è leggera a differenza delle Celine più grandi, perché questa pelle è una pelle molto pesante, tra virgolette, quindi questa è il modello così piccolino, in realtà è super portabile e leggera. Avevo dei modelli più grandi di Celine che erano veramente importabili per quanto erano pesanti, ma questa rimane una borsetta super super comoda. Il fatto è che appunto l'ho presa, neanche mi ricordo, penso 2018, 17, una cosa del genere. Era super super di moda quando l'ho presa, si vedeva ovunque, cioè io aprivo Instagram e vedevo questa borsa in 10 modelli diversi, sia monocolore che poi c'erano anche quelle bi o tricolore. Era veramente ovunque, era la borsa del momento. Peccato che poi appunto non è durata tanto questa borsa del momento, subito dopo è stata sostituita da tantissimi altri modelli. Adesso come adesso, ditemi se voi aprite i social se vedete questa borsa da qualche parte, perché non si vede più ormai, almeno da 2-3 anni è scomparsa e io sto un po' pensando di venderla, però poi mi dispiace perché in realtà è comoda. Non lo so, facciamo che in questo video per ogni borsa che vi faccio vedere mi dite se secondo voi mi conviene venderla oppure no, perché onestamente, cioè, non lo so, in realtà alcune no, alcune mi piacciono, però tipo questa non sono tanto sicura di volerla tenere, perché è comoda, però sì, è effettivamente un modello forse un po' datato ormai. Non lo so, voi che cosa mi consigliate? Già lo so che vi scioccherò completamente con la borsa che sto per farvi vedere, ma la seconda borsa, che era super super, cioè si vedeva veramente ovunque, super di moda, era il modello da avere, cioè la borsa più figa che potevi avere nel 2018, è lei, la Boy Bag di Chanel, specialmente in questa combinazione di colori, cioè in pelle nera con l'hardware dorato, e particolarmente anche in questa grandezza, che è la grandezza media della Boy Bag. Allora ragazzi, questo è praticamente l'unico modello di borsa di Chanel che non ha subito aumenti praticamente, perché non è un modello classico. Quando l'ho acquistata ero convinta che sarebbe diventata un modello classico, ma non lo è, e dopo appunto aver fatto un boom pazzesco perché ce l'avevano tutti, adesso è ormai da qualche anno che non si vede più, non si indossa più. Chanel sta riproponendo altre versioni, però non è assolutamente una delle borse più richieste ormai, nessuno se la fila più, non si vede praticamente più, si vede pochissimo. Infatti io ne avevo un'altra
anche in colore cammello, se vi ricordate. Stavo per dire nude, ma in realtà era un nude molto scuro, era un colore appunto cammello scuro, e l'ho venduta perché non la indossavo più, perché quel colore mi sbatte tantissimo, e poi avevo già questa e due boy bag, non mi andava più di tenerle perché appunto le uso molto di meno rispetto a tutte le altre classiche che ho di Chanel. Questa continua a piacermi, è una borsa comoda perché ha la tracolla che è leggerissima e quindi alla fine è una borsa che utilizzo ancora molto. La colorazione nera poi la rende perfetta per tutti i giorni, l'abbino con tutto, quindi sì, questa rimane comunque una delle borse che utilizzo di più. In realtà non penso di venderla, però la boy bag, se non lo sapevate, è appunto un modello che andava tanto tanto di moda, ma che adesso è completamente out. Altra borsa che fino al 2020 si vedeva ovunque è lei. Non mi ricordo assolutamente il nome di questa tote di Christian Dior, ha il logo del brand tutto appunto lungo stampato su tutta la superficie della borsa. Davanti, anzi da un lato c'è scritto Christian Dior, dall'altro io l'ho fatta personalizzare non appena c'è stata la possibilità di farlo. La mia SA del negozio della boutique di Dior mi ha chiamato e l'ho fatta subito personalizzare con il mio nome. Questo è appunto un modello che secondo me è molto molto bello. Pensavo che anche questo sarebbe stato un classico riproposto sempre, in realtà invece è un modello che è andato molto fuori moda. Adesso lo stanno riproponendo in versione micro, cioè molto più piccola rispetto a questa, ma questa grandezza è praticamente completamente out. Se vi ricordate, ne abbiamo già parlato, comunque io questa borsa neanche volendo non potrei rivenderla o farei molta molta difficoltà, perché l'ho personalizzata con il mio nome, quindi naturalmente, a meno che io non trovi un'altra Nicola a cui venderla, è un po' difficile. Quindi in realtà non voglio venderla perché mi piace un sacco, continuo ad utilizzarla, è gigantesca ed è molto utile. Vi farò ridere magari, però è anche una borsa molto comoda da portare in spiaggia perché è fatta tutta interamente di tela, quindi non si rovina nel caso dovesse bagnarsi oppure se dovesse sfregarsi con un po' di sabbia. Insomma, è una borsa molto resistente che continuo ad utilizzare, però sì ragazzi, è un modello che non vi consiglierei, non so neanche se la fanno ancora in questa grandezza, nel caso non vi consiglierei l'acquisto, puntate piuttosto sui modelli nuovi, quelli più piccolini, che però personalmente hanno un'estetica che non mi piace tanto a causa dei manici. I manici delle borsette di questa tote, però piccolina, sono diversi rispetto a questi, sono un po' più grossi, un po' più paffutelli, secondo me meno eleganti, però sì, questo è un altro modello che io pensavo sarebbe stato tipo un evergreen di Dior, si vedrà sempre, invece tempo un paio d'anni non si vede più, non ce l'ha più nessuno. Altra borsa che indossavo tantissimo nel 2016-2017 e lei, l'Antigona di Givenchy. Anche questa all'interno ha la tracolla. Questa tracolla però è molto corta, quindi non è particolarmente comoda perché non si può utilizzare, cioè è una tracolla ma non si può utilizzare a tracolla, si può utilizzare soltanto così a spalla. È una borsa che ho utilizzato tantissimo ed è di una qualità, ragazzi, veramente superiore. La zip è praticamente indistruttibile, la borsa mantiene la forma in modo veramente perfetto, non ho dovuto neanche riempirla con della carta per farle mantenere la borsa, perché è talmente rigida, strutturata, che appunto non ha non rischia di cedere, è veramente di un pellame molto molto resistente e che tiene benissimo la forma, quindi questa cosa io l'ho apprezzata tantissimo. È parecchio pesante come borsa, quindi in realtà non è particolarmente comoda. Io l'avevo presa perché si vedeva, cioè la vedevo ovunque, mi ero innamorata di questa borsa, l'ho indossata tantissimo appena acquistata, poi è andata un po', diciamo, l'interesse per questa borsa è andato un po' a scemare, complice il fatto ovviamente che non è più assolutamente una borsa
che va di moda, una borsa che si vede in giro. Questo non è un modello stagionale, ma è il classico esempio di borsa che va tanto 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 di moda e poi finisce nel dimenticatoio, quindi veramente la vedo pochissimo in giro. L'Antigona di Givenchy magari ritornerà, chi lo sa. Per il momento appunto sto cercando di decidere se venderla oppure no, magari datemi un consiglio anche per quanto riguarda lei. Che ne dite? La vendo? La tengo? Che ne so. E poi, ultima borsa che fa decisamente parte di questa lista, è lei, la Dionysus di Gucci. Ne avevo due, l'altra che era quella tutta con il logo, lungo tutta la borsa il logo Gucci, l'ho venduta perché non mi piaceva veramente più il fatto che ci fosse il logo ovunque. Ho tenuto però lei, che è lo stesso identico modello, ma di questo color smeraldo, che in, non so perché, ma in videocamera sembra un po' più turchese, un po' più... chiara, ovviamente saranno le luci, rispetto a quello che è in realtà, perché nella realtà è un bel colore smeraldo forte, bello acceso, e io amo il colore di questa borsa. Ho fatto i salti mortali nel 2016 per averla, era introvabile di questo colore, cioè tipo mi ero informata, era ancora disponibile tipo in due o tre boutique in tutto Europa, e sono stata super fortunata perché l'ho trovata a Milano dopo aver cercato un po' in tutte le boutique, e appunto solo per il fatto che è stato così difficile trovarla questa borsa non penso che la darò mai via. Però devo essere onesta, in confronto magari alle Chanel Classic eccetera, adesso la indosso molto molto meno. Quando l'ho acquistata appunto nel 2016 era una borsa che utilizzavo ogni giorno, cioè tipo l'estate del 2016 io penso di aver indossato praticamente solo lei, con tutti gli abitini bianchi, anche o qualsiasi vestito con i jeans, cioè usavo sempre solo lei. Adesso però chi la vede più in giro? Nessuno. Si vedono ancora le Dionysus di Gucci da qualche parte? Assolutamente no. Per quanto mi riguarda non ne ho più vista una, né con il logo di Gucci lungo tutta la borsa, né in altre colorazioni come questa. Sono stati tanti altri modelli da Gucci che sono usciti dopo la Dionysus, che hanno fatto tantissimo scalpore, che sono insomma piaciuti tantissimo, e lei è andata un po' nel dimenticatoio, quindi anche questa è una borsa appunto che mi è costata un sacco, ma che adesso è seriamente seriamente out. Questa non so se venderla perché è stato così difficile averla che un po' mi dispiacerebbe onestamente, però è anche vero che la utilizzo molto meno rispetto a quando l'ho acquistata, e voi sapete che io non voglio mai tenere cose costose o cose in generale in realtà se poi non le utilizzo, non ne vedo il motivo logico. Quello che ho è quello per cui spendo, specialmente se è tanto, voglio utilizzarlo, e quindi non so se ha senso tenerla oppure no. Mi piace sì, però la uso poco, però è stato così difficile trovarla che poi magari mi pento, non lo so. Anche qua consigliatemi voi, perché è da un po' che sto ponderando se vendere questi modelli di borse un po', non voglio chiamarle datate, però che sono andate un po' fuori moda e io le ho ancora in perfette condizioni, quindi ci sto un po' ragionando su, aiutatemi a decidere. Mia family, questo è quanto per il video di oggi, spero davvero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciatemi un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella se ancora non l'avete fatto. È un miracolo che io abbia potuto filmare, adesso magari nel montaggio mi rivedo e ho tutti i denti macchiati, però mi sembra di essere riuscita a filmare questo video senza avere i denti macchiati di rossetto rosso, perché questo rossetto è di Armani, è stupendo. Io adoro la colorazione, adoro il finish super super lucente, però è un rossetto che tende a sbavare, quindi ero un po' incerta. E quindi mia family, questo è quanto, vi mando un bacio enorme, come al solito venite qua che vi abbraccio forte forte fortissimo, e io vi aspetto al prossimo video. Ciao.